La finalità del progetto è veramente rilevante perché mette a disposizione degli operatori dei dati, dati aperti sulle imprese che sono oggetto di confisca e che vengono incrociati con i dati del registro imprese di Unioncamera, un protocollo che la prefettura ha firmato con la Camera di Commercio, perché uno dei temi più delicati è quello di cercare di evitare che le imprese confiscate facciano praticamente fallimento, quindi è importante cercare di capire le dinamiche attraverso le quali un'azienda confiscata possa rientrare nel sistema dell'economia legale, e quindi corsi di formazione e dati aperti possono consentire agli esperti, a chi è in grado naturalmente di poter favorire un percorso di reinserimento nell'economia legale, di poter dare un contributo. Lei ha detto che addirittura il 90% delle aziende rischia il fallimento. Un sacco di imprese sequestrate o confiscate poi spesso fallisce. Il tema è il costo della legalità, ma proprio perché naturalmente il costo della legalità significa riportare nell'economia legale imprese che prima dopavano il mercato, è altrettanto importante, questa è la grande intuizione, individuare quali possono essere gli strumenti migliori per facilitare, per recuperare questo gap. E qual è la vera novità di questo progetto? E rendere tutte le informazioni che sono presenti all'interno del registro imprese, e quindi tutti i dati di bilancio e non solo, tutte le nomine degli amministratori, tutta la vita delle imprese, renderle in formato open e quindi renderle il possibile trasparenti, accessibili, fruibili e soprattutto metterle in connessione con le informazioni che hanno a disposizione l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Il progetto è ammesso al finanziamento dal PON Legalità. Questo finanziamento permetterà a queste imprese di salvarsi. In che modo? Noi daremo a queste imprese gli strumenti per creare dei modelli di gestione della vita dell'impresa che gli consente di sopravvivere, quindi gli consente di mantenere i posti di lavoro, gli consente di rimanere sul territorio, dandogli informazioni, anche gli strumenti di accesso al credito. Quindi gli diamo prima le informazioni sul bilancio e quindi sulla vita delle imprese, e poi gli diamo le informazioni per reperire le risorse finanziarie per sopravvivere. Quanto è importante il protocollo siglato a Messina? Messina è una città del sud, una città che ha un porto, che ha il mare, che ha una vocazione turistica, che ha tantissimi transiti e quindi è molto soggetta ai fenomeni di criminalità. Tant'è che sono aumentati tanti fenomeni legati alle frodi, legati anche ai reati informatici. Ci sono tanti tipi di criminalità in aumento a Messina, e quindi rendere invece le informazioni relative alle imprese confiscate il più possibile trasparenti e quindi renderli anche in tempo reale, sicuramente questo è un deterrente allo sviluppo della criminalità.